pallavolo ha significato tanto, perché da adolescente io non avevo un gruppo di appartenenza, perché la mia scuola era molto lontana da casa mia. Finché non ho cominciato a giocare a 15 anni, io ero un po' solo con mio fratello, per cui è stato il primo gruppo come adolescente. E poi è stato anche un po' la mia salvezza psicologica, diciamo, negli anni più bui dell'Argentina, della repressione. Sono tornato a giocare e soprattutto quando ho cominciato a allenare, dopo che avevo perso il lavoro e non potevo continuare gli studi perché rischiavo la vita in Argentina, ho cominciato a allenare e quindi mi ha dato speranza, un progetto, pensare al futuro in un momento difficilissimo dove non sapevo cosa fare. Poi è diventato anche la mia professione, perché io pensavo di fare tutt'altro, poi è diventata la mia professione e mi ha permesso anche di dare un futuro alla mia famiglia, economico, perché non è poco. E per ultimo mi ha permesso di conoscere il mondo, di fare amici in tutte le parti del mondo, di fare amicizia con tutti gli staff su cui ho lavorato. Per cui sono quattro i momenti della mia vita dove la pallavolo è stato centrale, determinante e mi ha aiutato moltissimo. E noi eravamo un gruppo di ragazzi che eravamo nel club d'estate. E da noi ci sono questi club dove vanno tutti i ragazzi che non vanno al mare, eccetera. E è arrivato un allenatore che doveva fare una squadra giovanile, perché sennò la squadra non poteva giocare nella categoria. E ha detto: chi vuole imparare? Noi giocavamo un po' a tutto. Ci siamo guardati, stavamo giocando a carte, mi ricordo, e ci siamo guardati e ho detto: andiamo a provare. E lui, molto bravo, oggi è uno dei miei migliori amici, questo allenatore, e ci ha insegnato, e ci è piaciuto perché imparavamo ogni giorno di più. E poi lì, nel campo di questo club, quando venivano i grandi, ci mandavano via noi più piccoli, perché insomma comandavano loro. E noi dopo un mese, che eravamo con lui, li abbiamo sfidati e li abbiamo battuti, quindi quella è stata la motivazione assoluta. E dopo l'estate abbiamo cominciato gli allenamenti nella sede, non già nel club dove c'era la piscina, che era un po' fuori della città, e poi da lì è iniziato l'avventura. Ci sono molti valori che mi ha insegnato questo allenatore, Jorge Taboada, che è una persona di grande integrità morale, oltre che un grande allenatore, e che io, non avendo avuto padre, per me è stato un po' il papà che non ho avuto. E la pallavolo, come tutti gli sport, insegna a superare i propri limiti, insegna a non mollare di fronte alle difficoltà. Però la pallavolo, in particolare rispetto ad altri sport, che dipendiamo molto dal compagno, moltissimo, perché la palla non si può portare, quindi bisogna passarla o bisogna riceverla da un altro. E quindi questa dipendenza con i compagni, questo lavorare insieme anche nei dettagli, è un insegnamento molto particolare della pallavolo che pochi sport hanno. La pallavolo mi ha cambiato da tutti i punti di vista, perché di ogni squadra che ho avuto o dove ho giocato, io ho imparato qualcosa. E l'ho fatto questa lista di cose, dove ho imparato delle cose. Per cui me la porto come un insegnamento totale della mia vita.